Ben ritrovati al Calcio dai Numeri. Abbiamo realizzato un infrasettimanale europeo abbastanza interessante, ricca di partite. Dobbiamo parlare però del campionato perché ci prepariamo a un weekend, anche questo oserei quasi dire leggendario, se vuoi. Caro Fabrizio Biasin, ben ritrovato. Storico, ciao ciao, ben ritrovati a tutti. Storico. Allora, dobbiamo analizzare quattro partite, ve le spoilero: Juve-Verona, Inter-Roma, il Napoli che ospiterà il Milan, e su questo ci soffermeremo per qualche minuto, e poi l'Empoli che ospiterà invece l'Atalanta. Entrambe appunto arrivano da una vittoria. Partiamo però dalla Juventus che ha fatto il colpaccio a San Siro vincendo 1-0. Unica squadra ad aver fatto esordire in questa Serie A almeno due giocatori nati dal 2005 in poi, perché dopo Gildiz insomma, ha preso parte anche Huijsen a questo campionato bianconero. Grande prestazione, tra l'altro, la sua. Un po' di dati, per esempio, i bianconeri ormai hanno veramente fatto della difesa il loro punto di forza. Non subiscono gol da quattro partite consecutive. Il Verona non vince da cinque gare consecutive. Gli ultimi scontri sono conclusi, appunto, entrambi 1-0 in favore della Juve. Sono due squadre molto fallose, 24 cartellini e 22 cartellini, appunto, rispettivamente. Però la Juve non ha ancora conseguito un cartellino rosso. Questo è il dato, e occhio perché è la prima volta, se vado a memoria, che vediamo la Juve sopra il 65%, quindi addirittura oggi 70%. Condividi? Come giudichi la Juventus? Arriva da un ottimo momento perché è arrivata questa vittoria contro il Milan, una vittoria secondo me alla fine meritata, a prescindere poi dall'11 contro 10 maturato nel corso della partita. Devo dire, Allegri, che abbiamo spesso criticato, secondo me è stato bravo a mettere in campo una squadra che sulla carta sembrava una squadra con pochissime armi a disposizione. Infatti non è che la Juventus abbia fatto 50 tiri, però ha gestito bene la partita, ha gestito bene le risorse, le forze, questi ragazzi anche giovani, qualcuno semi sconosciuto, ed è arrivato da una vittoria che ti dà tanto morale oltre che punti in classifica. E quindi contro il Verona io mi immagino che si possa andare avanti con questa onda lunga di buon umore e buone prestazioni. Domanda secca, la Juve la inserisci per la corsa al titolo e se la vedi a livello delle altre o sotto, sopra addirittura? Ma sinceramente lo pensavo anche prima della vittoria contro il Milan. Credo che possa avere qualche limite dal punto di vista dell'organico, dettato anche dalle mancanze Pogba prima, Fagioli poi, qualche infortunio qua e là, ma che possa sopperire a queste mancanze un po' con il mercato di gennaio, dovesse stare a livello, secondo me interverrà. Ma io credo anche che in realtà il fatto di giocare soltanto una partita a settimana possa dare una buona mano in ottica lotta per lo scudetto. Quindi io credo che la Juventus ci sarà fino in fondo. Vuoi spendere due parole su questo giovane fuori classe, possiamo dirlo così, Huijsen, che è entrato a San Siro? Lei ha detto con grande personalità, insomma, un giocatore che ha fatto veramente, ha impressionato molto bene, prima di vedere poi il dato sui gol. Sì, è stato veramente bravo perché insomma entri a San Siro in una partita del genere, insomma tendenzialmente dovresti avere In difesa paura. pure. Invece in realtà si è comportato molto bene. Ovviamente noi tendiamo sempre poi a celebrare una partita buona, è un fenomeno, una partita cattiva, allora non vale niente. È stato un ottimo esordio. Ecco, da questo punto di vista io credo che Allegri sia uno dei più bravi a saper gestire questo tipo di situazioni. Non ti manda allo sbaraglio troppo presto, sa dosarti quando è il momento, lo ha fatto in passato con tanti giocatori, quindi sono tutti giocatori in buone mani. Entrambe in gol no, 56%, quindi vuol dire che è una percentuale abbastanza alta, ma dovuta al fatto che appunto la Juve ha un'ottima capacità difensiva quest'anno. Due o meno gol totali, 47%. Questo invece è un dato un po' particolare perché in realtà forse ci si aspetta qualcosina in termini realizzativo della Juve, cioè una gara che noi ci immaginiamo possa essere condizionata da diversi gol Juve e forse nessun gol Verona. Che gara ti aspetti? Come si sfideranno queste due squadre? Beh, allora la Juve veramente in questo momento ha una difesa molto molto solida. Sono curioso di vedere chi gioca dall'inizio invece davanti, perché in questo momento la Juventus ha diversi giocatori spendibili, perché per esempio a Milano sono partiti titolari
Milik e Ken ha fatto una, secondo me, ottima partita. E poi sono entrati Chiesa e Vlahovic, tendenzialmente due titolari. Due giocatorini. Quindi, ecco, se la Juve ha dei limiti a centrocampo, proprio numericamente parlando, in avanti invece ha buona abbondanza. Quindi io credo che abbia la possibilità di andare oltre il cortomuso, diciamo così. Ok, mi piace questa affermazione. Vediamo qualche altro dato, perché mi ricordo appunto di un dato legato al Verona. Eccolo qua, 1-0 gol del Verona, 83% di chance, un dato molto alto. Poi il pareggio, primo tempo 37%, è stato un grande classico di Allegri la scorsa stagione. Focalizzandoci sul primo dato, che idea ti stai facendo di questo Verona? Che il Verona reduce dalla partita con il Napoli, dove ha provato anche a fare qualcosa. Non è stata una partita completamente sbagliata, sì. Però è una squadra che effettivamente fa un po' fatica ad arrivare in porta, e quindi contro una Juve che in questo momento è molto molto solida là dietro. Devo dire, tra le altre cose, io non sono mai stato un grande fan di Rugani, però quando gioca Rugani la Juve non prende gol. Ti do la statistica? Ah, ce l'hai, fantastico. Che assist ti ho dato, grande assist. Nelle ultime 8 gare con Rugani in campo per la Juve, un solo gol subito su 8 partite fu Juventus-Napoli 0-1. Ecco, quindi sola partita. In questo momento mi sembrano tutti al loro livello, Bremer a buon livello, cioè tutti i giocatori che stanno facendo il loro dovere, quindi è veramente difficile fare gol per una squadra qua anche di alto livello. Il Verona, che è un po' in difficoltà, lo immagino difficilmente possa fare 2 gol, sinceramente. Risultati esatti, vediamoli insieme. Vi proponiamo l'1-0, che viene visto con 15%, e infatti, caro Fabrizio, il 2-0 viene visto con una percentuale in più, il 16%, proprio a dimostrazione che forse in realtà la Juve un pochino più facilmente il gol lo potrebbe trovare. Ricordiamoci, prepara una gara a partita. Anche se noi diciamo sempre, sì, che Allegri sull'1-0, no, andate avanti, fermatevi. Per quanto riguarda invece le possibilità di vedere un risultato esatto con il gol del Verona, il 2-1 viene visto col 13%, l'1-1 viene visto col 12%, proprio a dimostrazione del fatto che è difficile aspettarsi un gol del Verona, però insomma sappiamo che il calcio è imprevedibile. Dobbiamo parlare adesso invece di una partita che è stata attesa fin veramente da quest'estate. Non si faceva altro che parlare di questa famosa domenica, ma non le analizzeremo sotto il piano di vista calcistico. Continua la striscia positiva dell'Inter, come giusto che sia. L'Inter sta veramente bene, squadra che veramente quest'anno ha iniziato benissimo, indipendentemente da qualche uscita a vuoto come quella in terra col Sassuolo, però è una squadra che, per esempio, trova veramente con gran facilità il gol. Nelle ultime sfide, vediamo, tra Roma e Inter giocate a San Siro, solo in occasione c'è stata carenza di gol, 1-0-0 nel 2019. Anche i giallorossi, come l'Inter, in questo campionato hanno sempre segnato, però ovviamente con maggiore difficoltà. È una squadra che insomma ha sempre dato il filo da torcere ai nerazzurri che vengono visti col 58% di possibilità di vincere questa partita. Secondo te è un dato troppo alto? Specifichiamo che, secondo me non è un dettaglio, non ci sarà José Mourinho in panchina. Sì, è vero, squalificato dopo un'espulsione secondo me un po' severa, devo dire. Tante volte sbaglia, nel caso specifico secondo me potevano anche non darglielo quello. Comunque, a parte questo, ecco, 58 forse ci può stare, è un po' basso il 18, perché io non vedo troppo il pareggio, io vedo due squadre, okay, che proveranno a combattere, quindi secondo me una o l'altra. Mi ricordo quello che è successo l'anno scorso, non mi ricordo se più o meno era questo periodo, ma sì, il punto più basso della gestione Inzaghi, cioè l'Inter che perde in casa con la Roma pur giocando una buona partita, e Inzaghi che è molto in discussione perché la partita successiva l'aveva giocata col Barcellona e si dice vabbè, col Barcellona finisce male. Beh, in realtà poi l'Inter fa il partitone col Barcellona e la stagione più o meno prende un'altra piega. In questo specifico caso si affrontano due squadre che hanno, devo dire, due ottime fasi offensive. Nel caso dell'Inter anche un'ottima fase difensiva, perché l'Inter ha la miglior difesa, 5 gol presi. La Roma in fase difensiva deve aggiustare qualcosina, perché è una squadra che fa un po' fatica ogni tanto. Vediamo qualche altro dato. E comunque hai tirato fuori una partita che mi ero dimenticato, ma quello fu un periodo particolare, ci fu la svolta poi effettivamente da quella gara.
Troppi gol, 51%, se ne in entrambe 51%, stesso dato, non ci si sbilancia più di tanto su appunto l'esito possibile di questa partita. Io ti do il mio pronostico e ti dico con grande scioltezza 2-0 Inter. Lo dico io invece non ti do nessun tipo di pronostico, neanche sotto tortura. Perfetto, continua coerente con la trentesima puntata di Calcio dai numeri. Vediamo però qualche altro dato, perché so che c'è il mio talismano, lo sento, eccolo qua. Infatti Lautaro Martinez in gol 31%, l'abbiamo chiamato settimana scorsa, la settimana precedente ha sempre segnato, solitamente quando l'ho detto mi prendi i meriti, e lo dico anche stavolta, secondo me Lautaro Martinez segna anche questa volta qua. Allora, ha praticamente segnato tutte le partite, quindi non fare il fenomeno. Non è vero, si era preso un mini periodo di pausa. Ha segnato anche contro Salisburgo, poi gliel'hanno annullato per fuori gioco di un'unghia, quindi insomma... Allora, sicuramente in questo momento è il giocatore più in forma, l'attaccante più in forma del campionato, quindi insomma può capitare. Diciamo che l'Inter in questa prima fase della stagione crea tantissime occasioni, quindi può andare veramente in gol chiunque, a patto che non si addormentino, perché ogni tanto ci sono quei 10-15 minuti di sonno molto molto pericolosi che mi auguro contro la Roma non arrivino. L'1-1 finale, come lo vedi? Con 14% di possibilità? È alto, come dato? Te l'ho detto prima, io continuo a pensare che non siano squadre da pareggio, nel senso che nell'ottica di un torneo dove devi provare a vincere, l'Inter quantomeno vuole provarci lo scudetto, piuttosto perdi. Nel senso che non mi immagino, non lo so, ma è una mia sensazione, ovviamente finirà così invece. X definitivo quindi su questa partita. Dobbiamo andare in pubblicità, al rientro ci sarà spazio per un altro grande big match, Napoli-Milan, e poi occhio perché l'Atalanta, dopo aver vinto in casa col Genoa, adesso deve capire cosa fare in Toscana con un Empoli che clamorosamente ha vinto a Firenze. Vuoi lanciarla tu? 2 minuti in regia, grazie, a tra poco pubblicità. Rieccoci dopo lo spot pubblicitario. Napoli-Milan, grandissima partita questa qua. Napoli non vince al Maradona contro il Milan dall'agosto 2018. Kvaratskhelia è tornato a segnare, anche a fare una doppietta, insomma in forma. Non ha segnato in Champions League, ma ha segnato appunto con il Verona. Azzurri, che in casa hanno segnato solo degli 8 gol, 8 dei 20 gol totali appunto che hanno fatto fin qui. 2 rossi per il diavolo, occhio. Napoli invece non ha ancora avuto un'espulsione, sta facendo un po' di fatica il Milan con questi cartellini, l'abbiamo visto anche in Champions League questa settimana contro il Paris Saint-Germain. Questi i dati. Napoli è favorito, caro Fabrizio, condividi? Beh, sì, perché insomma il periodo dice che comunque il Napoli arriva da 2 vittorie, quella in campionato piuttosto convincente, in Champions non ha fatto un partitone, però in realtà ho visto delle cose buone. Kvaratskhelia non ha segnato in Champions, ma ha fatto l'assist per il gol di Raspadori, è stata una bella azione. Il Milan arriva da un momento non semplice, no? La sconfitta con la Juve, la sconfitta brutta in Champions col Paris Saint-Germain, è una situazione anche un filo frizzante nello spogliatoio. Quindi è la partita del o si esce dalla crisi, no, crisi è brutto, o si esce dal momento difficile e la classifica torna a sorridere, perché comunque il Milan è a un punto dall'Inter, o si entra nella crisi, perché 3 sconfitte di fila sarebbero veramente una cosa che è capitata raramente negli ultimi anni in casa mia. E quindi insomma è una partita molto molto complicata per il Milan da questo punto di vista. Condivido il fatto che ci possa essere una leggera prevalenza per i campioni d'Italia. Ok, io ti dico, il pareggio può andare bene a entrambe le squadre, perché ovviamente se il Milan perde la situazione si fa veramente drastica, diventa, non, è vero, possiamo parlare già di crisi perché 3 sconfitte consecutive, poi dipende anche come va, però se il Napoli perde, tra virgolette, mi sembra che si riparta ancora con Garcia, l'allenatore di qua e di là. Il pareggio può andare bene entrambe? Una via di mezzo? No, secondo me il pareggio mantiene il malumore sia da una parte che dall'altra. Ok. Perché comunque sia, se fai sconfitta pareggio in casa Milan, c'è comunque, continuerà a arrivare l'onda lunga dei critici di Pioli. E al Napoli non viene perdonato nulla. Niente. Il pareggio in casa non sarebbe molto gradito. Quindi io credo che in realtà non sia
un risultato che possa piacere né all'una né all'altra. Quanto finisce? Non te lo dico, non lo so, non ne ho la minima idea. Tra l'altro l'anno scorso mi ricordo la partita, il ritorno di Champions League dei quarti di finale, sì. Lì il Napoli aveva necessità di fare, di vincere, fare eccetera eccetera, e il Milan giocò forse la, non so se la sua miglior partita stagionale, ma una, sì, delle, soprattutto in fase difensiva, ed è quella fase difensiva che deve ritrovare il Milan, perché per esempio col Paris Saint-Germain io ho visto troppa libertà, non dico solo in Mbappé, ma troppi in tutti spazi, gli attaccanti, sì, troppi spazi. Invece l'anno scorso proprio contro il Napoli giocò in fase difensiva una grande partita, e quindi mi immagino che il tentativo sarà proprio quello. 3 o più gol al 49%, segnano entrambe 53%, quindi comunque viene data abbastanza fiducia che possa essere una partita abbastanza sfumeggiante. Io ti dico già adesso, mi sbilancio, secondo me questa è proprio la partita da 2-2. 2-2 e vediamo, ci rivediamo settimana prossima. Ah, una domenica sera divertentissima praticamente. Spettacolare. Cartellino rosso, sì, 19%, ma ovviamente è un dato dettato dal fatto che il Milan ne ha appena incassati due di fila, ovviamente aumentano le possibilità. Almeno 4 cartellini totali, 64%, e questo vuol dire che la partita potrebbe essere una gara abbastanza fallosa, perché è un dato particolarmente alto. Ricordiamo che i cartellini possono essere sia rossi che gialli. Kvaratskhelia in gol 21%, Zielinski che fa gol o assist 27%. Vedremo come andrà a finire, secondo me comunque una partita da pareggio, vediamo poi come va. Cartellini quanti? Dai, diciamo, giochiamoci il numero dei cartellini, qua spara un numero. Due. Due, solo due cartellini. Va bene, okay. Arbitraggio all'inglese. Perfetto, io te ne dico 7 e settimana prossima ci andiamo a divertire sul numero dei cartellini. Va bene. Empoli-Atalanta, vediamo l'ultima gara in qualche minuto con Caputo che è diventato il re del lunedì sera, perché insomma ha fatto 5 gol di lunedì, supera Morata che ha 4, seguono poi Salah, Piccoli e Dia. Un Empoli che con pochi gol comunque è riuscito a tirare su veramente diversi punti. Empoli 21%, pareggio viene visto col 24%, la vittoria dell'Atalanta 55% di possibilità. Che gara aspettarsi? Allora, qui bisogna fare complimenti a Andrea Azzori, a Aurelio, subentrato quando l'Empoli aveva 0 punti e 0 gol fatti in un mese di partite, con in mezzo la pausa, la sosta, quindi insomma, sì, in pochissimo tempo ha riportato l'Empoli in zona salvezza, facendo vedere anche un buon calcio, perché l'Empoli con la Fiorentina ha giocato una bella partita. Quindi se l'Empoli prima dell'arrivo di Andrea Azzori non stava mostrando nulla, in questo momento invece è una squadra che ha dei contenuti, affronta una squadra nettamente superiore, perché Atalanta è una squadra nettamente superiore, quindi ci può stare questa differenza, ma attenzione perché l'Empoli non è più una squadra allo sbaraglio. Ha vinto con una squadra importante come la Fiorentina, insomma risultato veramente incredibile, non ci si aspettava il colpaccio da parte appunto degli altri toscani, perché sono tutti e due toscani, i toscani ospiti, anzi meglio dire, sì, contro una squadra che veramente era in forma. Entrambe in gol, no, 45% è poco probabile, quindi il sì in realtà è molto più probabile. Chissà che possa essere una partita spettacolare, due o meno gol totali, 44%, proprio dimostrazione che in realtà ci si aspetta una gara abbastanza vivace. Qua vuoi dire il tuo pronostico? Ma ci può stare, nel senso che l'Empoli si è sbloccato, quindi, e ho visto che soprattutto in contropiede riesce a fare delle belle cose. Contro l'Atalanta mi immagino una partita comunque dove cercherà di fare la partita l'Atalanta, che ha tante frecce al suo arco, quindi insomma ci può stare di vedere diversi gol. Comunque anche l'Atalanta è una squadra che concede abbastanza in fase difensiva. Vediamo insomma anche chi sarà il marcatore. Sono molto contento però che appunto Caputo, Ciccio, eccolo qua, Ciccio Caputo abbia ritrovato il gol, 20% che possa andare in rete. Chiaramente influisce anche il fatto che lui sia il rigorista, se non sbaglio, della squadra, quindi le probabilità aumentano. Ti è piaciuto con la Fiorentina? Poi parole anche toccanti nel post-gara, sì, con riferimento appunto alla figlia. Sì, la dedica alla figlia molto bella, per un giocatore che negli ultimi anni ha fatto veramente il suo dovere. Cioè non stiamo parlando di un attaccante che passerà la storia per chissà che cosa, ma nella sua carriera lui può dire di aver svoltato a un certo punto ed essere diventato uno degli attaccanti che lasciano la firma tutti gli anni. Poi ovviamente alla sua età, per amor del cielo, non è un fenomeno,
ma è bello citarlo perché è proprio la prova che c'è chi con il lavoro riesce a lasciare il segno, e Caputo ce l'ha fatta anche quest'anno. Per chiudere, l'Atalanta invece, che arriva dall'impegno europeo, io ti chiedo dove può arrivare entro Natale, siamo appunto, ne parleremo anche delle altre squadre, dove può arrivare entro Natale, perché è una squadra che a me sembra potenziale ce l'abbia, se confermata in casa con un 2-0 importante col Genoa, che aveva infastidito le grandi, dove può arrivare entro Natale, ti chiedo, arriva tra le prime quattro soprattutto? Continuo a pensare che abbia un potenziale da Europa in maniera serena, ed uno dice vabbè è scontato, no non è scontato, perché stiamo pur sempre parlando di una squadra che tendenzialmente dovrebbe essere una provinciale, non lo è. E secondo me molto passa anche dalla capacità di Scamacca di fare un po' il salto di qualità, cioè deve diventare un po' più continuo, sia in ottica Atalanta che in ottica nazionale, perché poi c'è anche la nazionale per Scamacca. Se riesce a svoltare lì davanti e a fare qualche gol in più, allora l'Atalanta ha buone possibilità anche di rompere le scatole là davanti. Domanda secca: per il quarto posto metti più l'Atalanta o più la Fiorentina? Più l'Atalanta. Tanto, va bene, chiudiamo con così. Io pure ti seguo a ruota anche per una questione di esperienza. Caro Fabrizio, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci ritroviamo giovedì prossimo, vedremo come saranno andate le varie partite, poi si avvicina sempre di più la tua amata sosta nazionale, lo sai, metà novembre. Insomma, 70 soste nazionali, si sta avvicinando. Ma basta. Però è importante, sarà molto importante, ne parleremo. Grazie per la tua disponibilità, ci troviamo venerdì prossimo, scusami. Grazie a te Matteo, un abbraccio a tutti. A prestissimo, grazie per averci seguito. Ciao.